Bene, eccoci, siamo live. Eccoci Buonasera a qua, tutti, siamo live. benvenuti all'episodio di stasera di Restart. Io sono Roberto Reale, il presidente di Utopian. Stasera abbiamo il piacere di avere con noi Diego Demetrio, esperto di sicurezza a 360 gradi, poi scenderemo nei dettagli e parleremo del ruolo del security manager nella gestione della sicurezza. Diego, buonasera, grazie di essere qui anzitutto. Buonasera, grazie a Presentati, te. E presentati rapidamente. dunque, sono, come diceva Roberto, un security manager. Lavoro per un'azienda che è uno dei player principali del mondo della security. Ci occupiamo di realizzare sistemi per la gestione, come diceva Roberto, a 360 gradi della sicurezza, quindi non solo sicurezza di tipo fisico, ma anche sicurezza di tipo logico, quindi comunque sicurezza del dato. Completa l'offerta della nostra azienda anche una sicurezza ancora più tradizionale, che è quella fatta dall'uomo e quindi da un istituto di vigilanza che è all'interno del gruppo e che quindi ha le sue guardie giurate armate, che costituiscono un pochino il primo passo di quella catena del valore della sicurezza che parte dall'elemento umano per poi arrivare all'elemento tecnologico e al telecontrollo sostanzialmente. Ma dico, perché è così importante parlare di sicurezza? Perché ci riguarda un po' tutti. Ci riguarda un po' tutti perché viviamo in un contesto in cui le nostre certezze sono in qualche modo messe in discussione, sono minate da una serie di minacce, appunto, che ci provengono dall'esterno. Sentiamo la nostra persona minacciata, sentiamo i nostri beni minacciati, sentiamo i nostri dati minacciati. Oggi c'è stato il crashdown di Google, con tra l'altro qualcuno che si è anche divertito a entrare nei sistemi e a pubblicare degli screen con delle frasi goliardiche. Questa mattina sono stato io stesso oggetto di un tentativo di phishing camuffato, e questa volta devo dire un pochino più sofisticato del solito, non la solita frase in italiano stentato che prova a estorcerti i dati, ma mi è arrivato un SMS con un link dal sistema che normalmente utilizza Amazon per comunicare lo stato, che ne so, di una consegna, quindi un Sì, aggiornamento di anche a me, stato. in realtà. E devo dirti che istintivamente il collegamento l'ho cliccato, l'ho aperto, dopodiché quando ho cominciato a vedere che voleva i dati della carta di credito, che voleva sapere quale fosse la mia età o quale fosse addirittura il mio sesso, ho guardato con attenzione fuori dal sito Amazon e ho immediatamente bloccato la cosa. Probabilmente un utente, ecco, ripeto, io mi considero tutto sommato un utente informato. Beh, tu sei un utente esperto, no? E Ma quindi direi, no, immagino. direi che insomma, le mie competenze incrociano soltanto in maniera tangente quelle di natura informatica. Non sono un informatico di formazione, non sono un tecnico di formazione, sono di formazione giuridica, quindi però bene o male ho cominciato a fare un po' d'occhio, anche lavorando con i colleghi che invece competenze tecniche se le portano dietro, perché poi se avremo modo un pochino di entrare in quelli che sono i meccanismi del mio lavoro, il mio lavoro è certamente un lavoro che richiede uno sforzo di team, uno sforzo di più competenze che devono sedersi intorno a un tavolo per poi arrivare a quello che è l'obiettivo del security manager. Il security manager lavora per il valore dell'azienda, per creare valore, ma per mantenere, e anche per mantenere valore nel tempo. Quindi
L'obiettivo del mio lavoro è quello di cercare di non creare all'interno dell'azienda quelle situazioni che possano depauperare il valore aziendale e ove possibile magari incrementarlo. Tu mi facevi la domanda perché l'esigenza della sicurezza. Io sono partito da questo esempio che, se vuoi, è un po' banalizzato la cosa, ma l'esigenza della sicurezza è sempre più sentita a diversi livelli. In alcuni casi la presenza di un professionista della security è entrata stabilmente nell'organico aziendale. In altri casi si ricorre alla figura di un consulente esterno per trattare questo tipo di argomenti, perché ci si rende conto che al di là di quello che può essere l'elemento generato dal sinistro che può verificarsi, e quindi dal cosiddetto danno emergente, quindi dall'elemento di danno immediato, gli elementi di ricaduta e quindi gli elementi collaterali al danno primario possono essere anche più gravi del danno stesso. È chiaro che quando parliamo di sicurezza spaziamo dalla sicurezza delle cose alla sicurezza delle persone, alla sicurezza delle informazioni, alla sicurezza dei dati, che siano dati nostri o che siano dati di terzi che noi trattiamo per conto di questi terzi, comunque sono elementi che per noi costituiscono un valore. Dico, e poi immagino che tutte queste cose sono comunque interconnesse tra di loro, no? Quindi assolutamente, dati, informazioni, sì. Persone, organizzazioni, cose, no? Se parliamo ad esempio appunto dell'internet delle cose, parliamo di oggetti che noi ci portiamo addosso anche, no? Che porteremo sempre più addosso, anche dentro il nostro corpo. Dentro ancora non lo so, però direi che addosso sì, direi che addosso sì, e se vuoi sì, forse anche un po' dentro, nel senso che alcuni dispositivi medici cominciano a essere invasivi e la regolazione di quei dispositivi, o meglio le interferenze nella regolazione di quei dispositivi, possono generare dei problemi. Non sono un esperto in materia biomedica, ma immagino che se si riuscisse a creare qualcosa in grado di interferire sul meccanismo di funzionamento dei pacemaker, mi viene in mente, o dei regolatori di insulina, probabilmente si potrebbero generare dei danni alla persona che questo dispositivo porta in sé e indossa, ma dei danni anche all'azienda che quel dispositivo ha prodotto e ha commercializzato. E qui cominciamo un attimo a entrare un pochino nel tema, nell'argomento. La domanda è: che cos'è il rischio? Forse questa potrebbe essere una domanda. Il rischio, per come è disciplinato dalla norma tecnica che disciplina la materia, che è ISO 31000, è descritto un po' come gli imprevisti del Monopoli. Non so se te li ricordi, no? Certo. Gli imprevisti del Monopoli sono degli elementi che vanno a creare una crasi, un qualcosa che determina un mutamento di uno scenario. E proprio come il Monopoli, gli imprevisti possono essere positivi o negativi. L'accezione del rischio, per come è descritta nell'ISO 31000, non è un'accezione negativa. Cioè, il rischio, per assurdo, è quell'accadimento che potrebbe anche portarti a generare un profitto. Questo forse è un po' anche nell'accezione inglese della parola. Nell'accezione anglosassone. È un po' Beh, sì, più diciamo che la norma, per come ce l'abbiamo noi oggi, è tradotta dall'inglese. Sì. Tra l'altro, tieni conto che noi abbiamo due termini per... cioè noi abbiamo un unico termine con cui indichiamo la sicurezza. Per noi, quando parliamo di sicurezza, parliamo di sicurezza fisica, ma parliamo anche di sicurezza sul lavoro. Gli inglesi utilizzano due termini che sono totalmente diversi, che hanno due significati totalmente diversi. Il security manager comincia
a incrociare nuovamente questi due termini e utilizza il termine sicurezza se in rapporto, per esempio, con il collega che gestisce la parte di sicurezza sul lavoro, andando a incrociarla con tematiche di safety. Se invece si va a interfacciare con problematiche relative alla gestione del patrimonio o della sicurezza come integrità fisica delle persone che lavorano all'interno dell'azienda, o come sicurezza intesa come integrità del know-how o dei dati dell'azienda, parliamo di security. Quindi quando le norme nella formulazione originaria che le vedi scritte in inglese sono molto più precise, noi siamo costretti a interpretarle. Loro sono molto più tassonomici nell'andare a dare una definizione corretta. No, torniamo un attimo al rischio. Quando ti dicevo che nell'accezione della norma il rischio può avere una connotazione positiva o negativa, quello che noi stiamo vivendo e anche il motivo per cui ci stiamo parlando attraverso questo strumento, cioè la pandemia in atto, no? Alla fine è stato un elemento, peraltro non previsto. Sfido chiunque faccia il mio mestiere ad aver inserito nel piano di valutazione dei rischi anche il rischio pandemico. Ma non l'ha fatto il paese, no? Non l'ha fatto il paese. Diciamo che il rischio pandemico viene inserito come tra quei rischi di letteratura che vengono citati in quanto esistenti, come la caduta, come la caduta del meteorite o del satellite che ci passa sopra la testa, ma ai quali non diamo mai una valutazione in termini di possibilità di accadimento. Eppure questa pandemia ha generato per alcuni soggetti un rischio di natura negativa e quindi ha fatto perdere valore, per altri, per assurdo, questo valore gli ha fatto guadagnare. Beh, la stessa Zoom, no? La stessa Zoom, la stessa Zoom, cioè tutto quello che è legato comunque alle telecomunicazioni in generale, la vendita di device per le telecomunicazioni, quindi posso immaginare a questo contesto. Il mio stesso ambito, per assurdo, ne ha beneficiato, cioè l'ambito della sicurezza intesa come security ne ha ampiamente beneficiato, perché in un contesto sociale come quello che stiamo vivendo, dove c'è per alcune classi sociali una perdita di capacità di reddito, quasi naturalmente viene fuori invece la necessità di recuperare questo reddito in qualche altro modo, anche delinquendo. E quindi, come dire, la richiesta di sistemi di sicurezza, la richiesta di sicurezza fisica è aumentata. Allo stesso modo, leggevo qualche giorno fa che anche da un punto di vista degli attacchi hacker registrati nell'ultimo periodo c'è stato un aumento, una recrudescenza di attacchi hacker, o perché probabilmente con lockdown gli hacker hanno meno opportunità di andare in giro e quindi stanno più tempo davanti al computer e provano comunque a perpetrare i loro tentativi di atto criminoso, ma fatto sta che c'è stato un generale diffuso aumento dei fenomeni criminosi in senso lato. E quindi ecco, quello che chi si occupa di gestire la sicurezza aziendale deve fare è, allora, in prima battuta, se dovessi darti una scala delle priorità di chi fa il mio mestiere, in prima battuta è la necessità di generare consapevolezza. È nella natura umana che il rischio venga valutato e preso in considerazione normalmente dopo che l'evento si è verificato. È nella natura umana che fino a che un evento non si verifica, lo si senta lontani da sé. Lo si senta come qualcosa che può accadere agli altri e non a te. E il secondo elemento è quello di far capire che generare all'interno
all'interno dell'azienda, cultura della sicurezza, ma questi costi sono ampiamente compensati dai benefici che ne derivano. Non solo, gestire correttamente un piano della sicurezza consente di essere proattivi rispetto a determinate situazioni che vanno a verificarsi. Questo perché siamo storicamente molto bravi nell'intervenire dopo che il disastro si è generato, molto meno nella capacità di prevenirlo. E come facciamo a prevenire il problema? Beh, il problema per prevenirlo va conosciuto, banalmente. E una volta conosciuto va inquadrato all'interno di quella che può essere di quello che può essere l'impatto che il verificarsi di un determinato evento può generare. Dopodiché, ragionando in un contesto aziendale, la semplice percezione lascia un po' il tempo che trova. E quindi la probabilità che un evento possa accadere deve essere anche misurabile. E deve essere misurabile in una maniera che possa essere compresa e condivisa anche dai tuoi colleghi o dalla tua committenza, che normalmente è l'alta direzione. Quando parliamo di misurabilità di un evento, sì, come facciamo nella pratica? No? Ma ovviamente possono essere tanti, allora, la pandemia. No, ma diciamo che da un punto di vista metodologico è applicabile a qualsiasi tipo di evento. Sostanzialmente abbiamo detto che chi fa il mio mestiere lo fa per garantire la generazione o la conservazione del valore. Quindi qualsiasi evento ha un impatto misurabile in prima battuta in termini economici. Sembra estremamente cinico, ma anche eventi che colpiscono la persona hanno un impatto misurabile in termini economici. E quindi, per quanto una lesione o la perdita di una vita sia, come dire, non compensabile in nessun modo, comunque trova in determinati contesti, che sono normalmente le aule del tribunale civile, una quantificazione di natura economica. Ora, posto che ogni evento può generare un impatto di tipo economico sulla nostra organizzazione aziendale, è necessario che questo evento venga inquadrato nell'ambito di quello che ragionevolmente può generare e quello che ragionevolmente può accadere. Mi spiego meglio. Gli elementi che determinano la ricaduta di un evento su un'organizzazione aziendale sono in funzione, per esempio, della tipologia di azienda stessa. Tutte le aziende sono soggette, facciamo l'esempio di scuola più banale, tutte le aziende sono soggette a rischio di furto. Lasciamo perdere qual è il bene oggetto del furto. Può essere un bene materiale, può essere un bene immateriale, può essere un brevetto, può essere una banca dati, può essere quello che volete. Ora però, la probabilità che questo evento si realizzi è chiaramente in funzione dell'appetibilità del bene che può essere rubato. Mi spiego anche qui un po' meglio. Se la mia azienda fosse una cava che estrae sabbia dal fiume, no? Quindi il bene che produce è la sabbia estratta dal fiume. Nel momento in cui dovessi andare a fare l'analisi del rischio di quell'azienda, beh, probabilmente l'elemento della produzione
sarebbe l'ultimo elemento che andrei a valutare come elemento appetito da un possibile ladro. Se lo stesso tipo di analisi la dovessi fare in una officina orafa di Valenza Po, il bene prodotto avrà sicuramente un aspetto preponderante nella mia valutazione. Per cui, nel caso della cava, molto probabilmente il bene più appetito potrebbe essere il camion che opera all'interno della cava. Nel caso dell'artigiano orafo, dell'azienda orafa, non sarà certo il martelletto con cui lavoro l'anello, ma sarà l'anello. Non so se. Perfettamente certo, è chiarissimo. E in funzione di questo è necessario porre in essere delle contromisure adeguate. Il rischio per sua natura non è eliminabile, può essere mitigabile, ma il rischio per sua natura viene mitigato anche in funzione di quello che è il profilo del potenziale attaccante. E anche qui fatemi fare esempi che faranno scendere di livello questa conversazione in maniera assurda. No, ma è meglio che se ci teniamo sul pratico, no? Un deposito di frutta e verdura, no? Sì. Potrà essere oggetto di furto di merce. Ok. Ma nell'andare a valutare come proteggere quel deposito, dovrò pensare a quello che è il profilo del potenziale attaccante. Cioè, chi è che va a rubare frutta e verdura? O chi ha molta fame? O un mio concorrente che a quel punto verrà attrezzato di camion e roba simile per portarmi via il prodotto e rivenderlo lui. Se però mi trovassi ad avere in un locale con le stesse caratteristiche stoccate delle apparecchiature elettroniche, probabilmente il livello del profilo dell'attaccante salirebbe. Quindi, a parità di involucro, di capannone per capirci, nel primo caso consiglierò la proprietà di investire in un certo tipo di difese, nel secondo caso probabilmente consiglierò la proprietà di investire in difese di tipo diverso. Questo Per sempre partendo. esempio, Dimmi, dimmi. nella pratica, se vogliamo tenerci a questo esempio, cosa consiglieresti nel primo caso e nel secondo? Ma allora, nel primo caso e nel secondo, sostanzialmente. Tra i nostri ascoltatori c'è qualche magari sergente, no, di negozi di frutta Ma e verdura che sai, invece di. allora, vediamo un attimo di capire. Quando parliamo di elementi di difesa, parliamo sostanzialmente di tre macrotipologie di elementi. Le difese di natura fisica, che sono delle barriere che vengono interposte tra il bene da proteggere e il mondo esterno. Nessuna di queste difese per sua natura è insormontabile, diceva mia nonna, entrano a rubare al caveau della Banca d'Italia, ma devono essere pensate perché il tempo che il malintenzionato mette per superare quelle difese sia un tempo ragionevole e congruo per permettermi di proteggerle. Un secondo tipo di difesa è di natura elettronica, cioè mi serve qualcosa che mi dica: attenzione, stanno cercando di entrare nel tuo capannone, banalizzando un sistema antifurto. E anche qui il mio capannone è in mezzo a un'area densamente abitata con tante case nel circondario. Bene, collegherò a quel sistema antifurto una potente sirena che in caso di effrazione rompa le balle al vicinato sperando che qualcuno alzi il telefono e chiami i carabinieri. Il mio capannone si trova in un'area isolata. Molto probabilmente la sirena non servirà a nulla. Mi servirà forse di più collegare quel capannone con una centrale di controllo remota che magari con l'ausilio di un sistema
di videosorveglianza verifichi se l'effrazione si è consumata o meno, o sta per consumarsi, e invii i soccorsi. Naturalmente tutto questo che vale nel mondo fisico vale mutatis mutandis anche nel mondo digitale, Assolutamente no? Se sì, io devo proteggere assolutamente sì. asset puramente digitale, immagino che i sistemi che metterò in campo sono proporzionati comunque al profilo dell'attaccante e le difese appunto saranno anche determinate da cosa sto cercando di difendere. Assolutamente sì. Cioè, il computer col quale ti sto parlando è un computer che utilizzo a casa, dove ho pochissime informazioni, dove non ho materiale riservato, dove non ho nulla del mio ufficio, ed è protetto da un normale antivirus. Perché l'attacco che posso aspettarmi a questo sistema è un attacco probabilmente di quelli lanciati a forza bruta o attacchi di tipo phishing lanciati nell'etere a casaccio e comunque nella peggiore delle ipotesi si portano a casa la ricetta del pollo con i peperoni che mi ha dato mia madre. Io però, quando mi sposto nel mio ufficio, ho una macchina che è collegata ad un server all'interno del quale ci sono le informazioni, ci sono le informazioni dei miei clienti, ci sono i progetti dei miei clienti, magari ci sono le planimetrie delle sedi dei miei clienti. Cambia chiaramente il profilo di difesa e quindi ci saranno un paio di livelli di firewall, l'accesso al mio computer è protetto da impronta biometrica, la rete è protetta in un certo modo, quando sono fuori dall'ufficio a quel computer mi connetto solo con una VPN e via dicendo. Cioè metto in atto tutta una serie di precauzioni che servono in qualche modo a rendere meno facile e quindi ad elevare il profilo. Se però lavorassi in una web farm o in una azienda che gestisce un volume di dati importanti, magari anche dati sensibili, molto probabilmente dovrei attrezzarmi in maniera ancora diversa. Molto probabilmente dovrei assumere provi a violare il mio sistema e mi costringa ad elevare continuamente il livello di sicurezza. Ecco, una cosa che prima non abbiamo detto, ma che è importante che passi: la sicurezza non è un concetto statico. La sicurezza è un concetto assolutamente dinamico ed è un elemento che deve vivere con il bene che si protegge e con l'azienda che si protegge. Questo perché l'esperienza ci insegna che i potenziali attaccanti, i cattivoni, per capirci, diventano ogni giorno più bravi e noi dobbiamo diventare ogni giorno un po' più bravi a proteggere noi stessi, a proteggere le nostre cose, a proteggere le nostre persone, a proteggere le nostre Anche informazioni. perché poi tu mi insegni nel caso soprattutto del Pensare di digitale, dire oi. sì, no, dicevo nel caso del digitale, poi soprattutto nel caso del digitale l'elemento più debole resta sempre poi quello umano, no? Quello che abbiamo un po' sperimentato tutti. Magari ormai questa affermazione è diventata un po' un cliché, però credo che sia comunque tuttora valida. Perché immagino di mettere in campo un sistema di protezione sofisticatissimo, però la sicurezza poi complessiva, no, del sistema dipende anche dalla capacità del soggetto, del personale, della risorsa, di appunto conformarsi a certi protocolli che magari sono pensati per una macchina, ma non tengono necessariamente conto di tutte le variabili, no, del comportamento umano. E quindi poi l'uomo appunto viene a trovarsi come anello debole della catena. A me è Ti capitato aggiungo un questo. elemento di complessità. Ti Di complessità, aggiungo un sì. elemento di complessità. Quando noi facciamo
un'analisi di quelli che sono i rischi, spesso ci rendiamo conto che andiamo a suddividerli in rischi esterni, rischi interni e rischi specifici. I rischi esterni sono quelli che vengono dal contesto che circonda la nostra azienda e quindi possono essere atti provocati dai nostri concorrenti, atti generati dai nostri clienti, rischi che sono determinati per esempio, dal mancato adeguamento della nostra azienda a nuovi contesti normativi. Sono rischi legati, per esempio, al comportamento di un fornitore. I rischi più importanti, però, sono rischi interni all'azienda. E tra questi, quello che tu hai citato, cioè il fatto che non abbiamo preventivamente concordato e stabilito dei protocolli di comportamento delle persone, oppure se li abbiamo stabiliti non c'è stata una corretta adesione delle persone a questi protocolli, se c'è stata negligenza nell'applicazione di determinate regole. Se c'è stata leggerezza, beh, tu capisci che quello è un elemento che genera un fattore di rischio importante. Tralascio il rischio interno, come dire, per eccellenza, che è quello dell'impiegato infedele o dell'impiegato che si vendica o di quello che instilla nel sistema il worm o il programma malevolo per fregarti dall'interno perché magari hai licenziato o perché ci sono 5 anni che chiede l'aumento di stipendi e non te lo fili. Cioè, ci sono mille fattispecie di questo tipo. Io nella preistoria, quindi parliamo di 30 anni fa, mi sono laureato con una tesi in diritto penale sul crimine informatico 30 anni fa. Non c'era nulla, neanche la benché minima norma a disciplinare la materia, ma c'erano degli esempi che venivano da paesi che magari erano più avanti di noi. E ricordo che uno degli elementi che ci lasciò un po' di stucco fu il fallimento di una banca regionale statunitense che era andata fallita per due motivi. Il primo per infedeltà di alcuni suoi dipendenti, il secondo per una scarsa valutazione del contesto da parte dei suoi dirigenti. Mi spiego meglio. All'epoca i sistemi prevedevano che i conti venissero chiusi a fine giornata e nel momento in cui il conto non fosse, doveva quadrare, quindi doveva diventare zero il risultato finale. Ma nel momento in cui il conto per qualche motivo non arrivava ad essere zero, la banca aveva stabilito una procedura interna per cui se questo conto per qualche motivo non quadrava per meno di 20 centesimi di dollaro, la banca soprassedeva sulla cosa. Perché il fatto di dover ricontrollare manualmente quel conto importava che alcuni dipendenti dovessero fermarsi oltre l'orario di lavoro e quindi la banca dovesse pagare lo straordinario. Erano gli anni in cui comunque le transazioni elettroniche già esistevano, le transazioni di denaro elettronica già esistevano, erano già abbastanza sofisticate, ma erano molto meno tracciabili di quanto lo sono adesso. Per cui una coppia di impiegati infedeli stabilì di prelevare 15 centesimi di dollaro da ognuno dei conti correnti della banca e di trasferirli ogni giorno
presso un conto offshore. La banca è fallita dopo 6 mesi. Ed è fallita dopo 6 mesi perché quando i primi correntisti che si erano accorti dell'ammanco di $1 o $2, perché poi alla fine parliamo di quello, sull'estratto conto mensile, erano andati a protestare, erano stati semplicemente rifusi di quei $2 dalla banca. E siccome all'epoca le banche facevano la chiusura con le semestrali, questa roba è andata avanti per 6 mesi con decine di migliaia di conti correnti. Ora, se tu fai 15 centesimi per 100.000 per 30 giorni per 6 mesi, capisci che le cifre che si accumulano sono tali, la banca è andata in bancarotta. Lì non c'era nulla di sofisticato, c'era semplicemente un comando che veniva dato su ogni conto corrente e che era accessibile soltanto ad alcuni dipendenti della banca, che diceva: questi 15 centesimi girali su quel conto corrente offshore. Diciamo che appunto l'attaccante aveva trovato e sfruttato una vulnerabilità, che era appunto... Ha sfruttato una vulnerabilità, ma era una vulnerabilità interna. I centesimi non erano considerati. Era legata appunto da restare all'aria. Ma ci sono tutta una serie di componenti che poi alla fine noi andiamo oggi ad analizzare, che sono l'impiegato infedele, l'informazione riservata, perché tu dovevi sapere che quel sistema li prevedeva che sotto i 20 centesimi non c'era il controllo fisico del conto. Una negligenza da parte dei correntisti stessi. Tutto sommato io sarei stato uno di quelli fregati, te lo dico, perché quando guardo il conto corrente, se non mi quadra per 2 euro o 3 euro, ma neanche ci penso. Quei pochi che ci avevano pensato e che erano andati a protestare, avevano trovato dall'altra parte il direttore della banca che, pur di non sentire questi che rompevano le scatole per $2, ha detto: signori, non vi preoccupate, ve li riaccredito io. Il problema è che quando sono andati a fare la semestrale sono resi conto che non c'era più valore, cioè era stato sottratto del valore in questo modo fraudolento. Questo per dirti che le minacce interne spesso sono più gravi e sono meno inquadrabili di quelle che possono essere le minacce esterne. Cioè, uno un furto se l'aspetta, mi segui? Una rapina se la può aspettare, un comportamento scorretto da parte di un concorrente te lo aspetti, un fornitore che, siccome sei in ritardo con i pagamenti, ti fa il dispetto, te lo aspetti. Ma è più complicato quando entra in gioco il rapporto fiduciario con i tuoi dipendenti. Eppure non è neanche così complicato controllarlo. Nel senso che prima abbiamo fatto riferimento a due degli elementi della sicurezza, no? L'elemento di natura fisica, l'elemento di natura elettronica, ma c'è l'elemento di natura antropica, che è fatto da uomini e procedure. Nel momento in cui alcune operazioni delicate, per esempio, devono essere fatte contemporaneamente da due soggetti, o ci devono essere due livelli di abilitazione di soggetti che, per come hai immaginato tu l'organizzazione aziendale, non sono soggetti che hanno rapporti di lavoro cooperativo, magari possono avere anche al loro interno dei ruoli totalmente diversi che li decontestualizzano, possono essere anche fisicamente localizzati in posti diversi. È un po' quello che nella pubblica amministrazione si prova a fare con la rotazione dei dirigenti, cioè per evitare che ci siano delle situazioni di commistione, si ruota il capo. È una misura antropica anche quella, voglio dire, sì. Cioè il fatto di non far stare sempre qualcuno nello stesso ruolo. Un po' come si faceva, per esempio, come si faceva sui sottomarini atomici, no? Appunto il comando, sì. No? Il comando per il lancio del missile. Per il lancio doveva esserci il comandante, la doppia chiave del comandante politico, no? E del secondo. Esatto. E del secondo, certo. Però vedi, se tu pensi già a una cosa di questo genere, per esempio un accesso di livello elevato
che venga fatto da due soggetti, o che venga fatto con due livelli di autorizzazione, o che venga fatto seguendo una procedura dove ci siano dei sistemi di controllo incrociato. Quindi, sei in freezing? No, sei ancora? Ci No, sei no, ci ancora, sono, ci sono. Alberto? Mi vedi? Ok, no, no, sì, ti vedevo, ma avevo la sensazione che ti fossi bloccato. Quindi, questo è il contesto all'interno del quale ci muoviamo. Quello a cui facevi riferimento tu, cioè il fatto che sia necessario lavorare anche sulla risorse umane, quindi sulle persone, che poi sono l'elemento fondamentale di qualsiasi azienda, sia in termini procedurali che in termini di formazione delle risorse. Molto spesso gli si danno degli strumenti, ma le persone che hanno in mano quegli strumenti non sono state adeguatamente formate o informate per utilizzare quegli strumenti. Molto spesso alcune funzioni aziendali operano senza pensare a chi è il cliente interno della loro attività. Diciamo che in questo caso chi fa il mio lavoro deve essere anche un facilitatore tra funzioni aziendali diverse. Magari deve provare a metterle tutte intorno a un tavolino per ragionare. L'IT manager e l'HSE manager messi intorno allo stesso tavolo difficilmente si trovano, ma ce li metti tu. Ce li metti tu perché sono due funzioni che sono assolutamente strategiche e che in un documento generale di valutazione del rischio per l'impresa devono dare il loro contributo, assolutamente. Ma senti, tutto questo io vorrei portarlo anche un passo oltre, no? Perché noi abbiamo parlato appunto di sicurezza per le organizzazioni, per le aziende, ma che cosa succede quando invece io devo preoccuparmi della sicurezza, ad esempio, del paese, da un punto di vista cibernetico, perché no? Adesso ovviamente non ci preoccupiamo, non ci occupiamo di questioni, ecco, di difesa, se vogliamo, nei domini tradizionali, però vorrei invece, ecco, capire se le cose che ci stiamo dicendo poi valgono anche. Se vogliamo difendere ad esempio, l'Italia o non so, l'Unione Europea da attacchi cibernetici, se esistono modalità simili anche in questo caso. Francamente, se esistano modalità simili non lo so, ma credo che si possano applicare alcuni paradigmi. Mi spiego meglio. Io posso provare a difendere la mia azienda da un attacco se conosco che tipo di vulnerabilità ha la mia azienda e che tipo di attacchi vengono solitamente portati a quel tipo d'azienda. Riportando il ragionamento a un livello più alto, a un livello di Stato o di Unione, certamente l'elemento di conoscenza in questo caso è su due livelli. Da un lato dovrebbe essere un soggetto, e ce ne sono, anche a livello comunitario e a livello nazionale, soggetti che dovrebbero essere degli elementi di direzione, degli elementi che diano la strada verso uno sviluppo di questo tipo. Lo stesso Recovery Fund oggi traccia le sue linee e si muove all'interno e consente la realizzazione di progetti. Per esempio, è stato oggetto di polemiche perché mal interpretate, quando il governo ha dato conto, il governo italiano ha dato conto di quelli che erano, di come erano allocati i 200 rotti miliardi del Recovery Fund. Sono venuti fuori 9 miliardi per la sanità. Ma quei 9 miliardi per la sanità non servono per fare terapie intensive, servono per la digitalizzazione della sanità. Allora, nel momento in cui
ho da un lato un soggetto che coordina e gestisce questo tipo di interventi e dall'altro ho un soggetto che invece opera a livello comunitario, esiste a livello italiano anche, che opera invece a livello di intelligence. Cioè io devo capire se devo fare una valutazione del rischio, devo capire dove va e dove vuole andare il sistema paese e soprattutto devo capire da chi possono venire attacchi a quel processo di digitalizzazione. Facciamo banalmente l'esempio del Recovery Fund e dei 9 miliardi per la sanità. Saranno progetti legati, per esempio, alla messa in rete di ospedali, alla telemedicina, tutta una serie di cose. Ci sarà qualcuno che penserà in qualche modo, immagino, allo sviluppo di questi progetti. D'altro canto, mi aspetto che le autorità preposte al controllo dalla polizia postale ai servizi segreti, perché poi di questo parliamo, operino per cercare di dare a chi dovrà gestire questi progetti, le informazioni su quelli che sono i potenziali attaccanti o i potenziali sistemi di attacco. Poi è chiaro che stiamo parlando, ti ripeto, siamo entrati in un campo che conosco poco. Sto solo provando a ragionare a voce alta con te su quelli che potrebbero essere i paradigmi, per gestire una cosa di questo genere. Non ho idea di come si implementi un progetto del genere, ma immagino che nel momento in cui si ponga in essere un piano di sviluppo, qualcuno pensi anche a quelle che possono essere le criticità da un punto di vista della sicurezza del progetto stesso. Lo si fa per tutti i progetti, immagino che lo si faccia anche per un progetto di tipo nazionale come questo. Sì, ma poi sai, le cose appunto su cui ponevi prima l'attenzione continuano a essere valide, no? Ad esempio, chiederci chi sia il profilo, quale sia il profilo di un eventuale attaccante nei confronti, ad esempio, della sicurezza nazionale. È ovvio che anche lì, no? Un po' come succedeva per il negozio di frutta e verdura, i mezzi che l'attaccante poi è in grado di mettere in campo, che vuole mettere in campo sono anche proporzionate al risultato che spera di ottenere. E poi credo che ci sia anche un tema di, se vogliamo, autonomia e di capacità tecnologica del paese. Se io per difendermi devo acquistare tecnologie che magari magari le acquisto, no? Ecco, se vogliamo dirla tutta, da soggetti che potrebbero invece avere interesse a colpirmi, ecco che si genera un po' un controsenso, no? Come se io appunto per difendermi dai ladri andassi ad acquistare da loro, no? Una serratura. Assolutamente E sì, come si assolutamente esce da sì. questo impasse? Tenendo presente che noi, come Italia, non abbiamo una capacità tecnologica tale da consentirci di fare a meno appunto di tecnologie acquisite dall'esterno. Questa è una bellissima domanda a cui posso provare ad abbozzare non una risposta, ma quello che è il mio sentimento sostanzialmente. Vedi, quando ti dicevo che fondamentale è l'attività di intelligence per capire cosa si sta muovendo e cosa in qualche modo ci sta minacciando, è perché quando parliamo di sistema paese, gli attacchi, soprattutto tornando al campo degli attacchi di natura logica, non fisica, no? Ormai le guerre si fanno in altri modi, si fanno col denaro o si fanno con le informazioni. Con le armi, almeno noi paesi del primo mondo non le facciamo più, le lasciamo a quelli del terzo mondo. Cioè, non le facciamo tra di noi, però. Non le facciamo tra di noi, ci mancherebbe, Esatto, scherzare la pace, esatto. ma non sia mai. Quindi quello che volevo dirti è che una corretta attività di intelligence magari ci consente di capire se gli attacchi
che potremmo subire sono attacchi legati, per esempio, a farci perdere in termini di credibilità. L'attacco a Google oggi con gli screenshot di Sberleffi. Ok? Quello è chiaramente un attacco probabilmente portato per far capire: guardate, siamo riusciti a fregarvi. E qualche anno fa la CIA li andava a cercare questi hacker, ma non per punirli, per assumerli. L'attacco potrebbe essere, per esempio, invece di tipo diverso, quindi con una finalità di natura economica. Prima ho fatto l'esempio sbagliato della sanità, ma andiamo su altri campi. Andiamo, per esempio, sull'ambito energetico. Colpire i sistemi di controllo di una rete di distribuzione può lasciare l'Italia al buio. Beh, poi è quello che è successo qualche anno fa nei paesi baltici, Qualche no? anno In fa seguito a un la attacco. versione ufficiale fu quella di un traliccio dell'alta tensione caduto in Svizzera, che poi No, per ma parlavo effetto Covid c'era. dell'attacco invece alla rete elettrica nei paesi appunto baltici, cos'era nel 2016, adesso non ricordo l'anno esatto, da parte della Russia. Quella è stata una vera autenticazione di, appunto, di Sì. aggressione, e però condotta poi, se vogliamo, appunto, su un piano completamente cibernetico. Sì, se poi Oppure ti dico. ecco, mi viene in mente anche l'episodio delle turbine nucleari, che sicuramente i nostri ascoltatori conoscono, perché poi assurse anche agli onori della cronaca, no? Le turbine nucleari in Iran che furono distrutte, diciamo turbine che sono parte del processo di arricchimento dell'uranio, e furono distrutte grazie ad un virus informatico che aumentò il numero di giri di Sì. queste, appunto, le turbine fuori dalle specifiche tecniche. E tra l'altro il virus arrivò lì attraverso la classica chiavetta inserita, no? Vedi, Diciamo è notizia dal di, povero. vedi, Sì, è tutto legato all'individuazione del tipo d'attacco e del profilo dell'attaccante, no? Cioè, prima abbiamo fatto riferimento all'attacco a Google, adesso abbiamo fatto riferimento ad attacchi invece a siti per la produzione di energia o a sistemi per la regolazione nella distribuzione dell'energia elettrica. È di qualche giorno fa la notizia di un attacco di tipo fisico, ma con ricadute logiche importanti. I russi si sono fatti fregare un aereo super segretissimo, ok? In una base super segreta che non si sa neanche dove sta, però gliel'hanno fregato. Ora, se dovessi andare a pensare al profilo dell'attaccante che ha operato questa roba, sai, chi fa il mio mestiere qualche volta c'ha anche dei moti di ammirazione nei confronti di alcuni soggetti, no? È un po' come ci sono alcuni criminali per cui il giudizio di demerito è mitigato da un giudizio di tipo professionale sulle qualità. Tipicamente è il truffatore. Il truffatore che è riuscito a fregarti in un certo modo, per quanto tu possa essere con lui arrabbiato e possa biasimarlo, in qualche modo rimani colpito dall'abilità con cui l'ha fatto. Beh, questi che hanno fregato l'aereo super segreto ai russi, francamente, li trovo dei geni. Poi è chiaro che sono entrati in un'installazione militare, hanno commesso tutti i reati possibili e immaginabili contro il patrimonio, però, come dire, andare a fregare nel caveau della Federal Reserve, devi essere bravo. Andare a fregare un segreto militare come quest'aereo che è in grado di rimanere su non so quante ore, che è in grado di gestire il controllo remoto di una parte dell'arsenale nucleare sovietico. Non è da poco. Cioè, è come se io domani mattina fregassi l'Air Force One. Sì, no, È capisco, chiaro capisco che anche l'ammirazione, poi insomma ci hanno fatto anche dei film su no, queste cose. ci hanno fatto anche dei film, ma quello che voglio dirti è che è chiaro che, tornando al tema iniziale, anche a livello di sicurezza nazionale sarà necessario investire
in contromisure e in difese. Ma per capire quanto investire e come investire, dobbiamo avere le informazioni sul tipo d'attacco e sul profilo dell'attaccante. È chiaro che se sono, come dire, le goliardate per farci perdere credibilità, il profilo dell'attaccante avrà un certo livello di professionalità e di capacità. Se invece il soggetto intende interferire, per esempio, sul sistema di interscambio o sul sistema di regolazione dei servizi essenziali, avrà un altro profilo. Se è così bravo da riuscire a bloccare i sistemi di difesa di una base super segreta e fregare e andarsene via con un aeroplano, avrà un profilo ancora superiore. Quindi mentre per chi fa il mio lavoro in un'azienda assumere informazioni è semplice, perché esistono banche dati pubbliche, esistono notizie di stampa, esistono casi di studio su determinati fenomeni, magari esistono anche a livello di sicurezza nazionale, certo. Io non li conosco, però dove siano quelle banche dati non lo so, probabilmente il livello qualitativo e le fonti di informazione cambiano, è totalmente diverso. Esiste appunto un'architettura, no? della sicurezza cibernetica nazionale che si sta poi completando in questi mesi con la definizione degli operatori dei servizi essenziali, con il comitato di valutazione presso il MISE e peraltro per magari addetti ai lavori c'è anche il tema della revisione della direttiva NIS a livello europeo, che è appunto, come sappiamo, la direttiva un po' che disciplina la cyber security appunto sistemica, no? Chiamiamola così, a livello comunitario. Peraltro poi è anche di questi giorni la notizia della giudicazione da parte della Romania, no? Della nuova agenzia europea per la cyber security, che poi si aggiunge all'ENISA, che invece, come sappiamo, ha sede ad Atene, appunto della definizione di questo quadro di governance e operativo. E noi come Italia in realtà siamo un po' fuori, se vogliamo, non ospitiamo nel nostro paese, non ospiteremo in un futuro ecco, prevedibile, soggetti comunitari, soggetti europei di rilievo appunto per l'ambito cybersec, che è un po' un peccato, no, se vogliamo, perché dopo tutto noi abbiamo una tradizione anche abbastanza prestigiosa di intelligence, ad esempio, ed è un peccato che questa cosa appunto poi non si traduca in un riconoscimento a livello europeo quando si parla invece di sicurezza non tu cura, ma sicurezza cibernetica. Bene, Diego, io ti ringrazio tantissimo, quest'ora è volata, possiamo dire. Insomma. Ringrazio io te, perché è stato piacevole fare due chiacchiere, e spero che anche chi ci ha ascoltato abbia trovato interessante la nostra chiacchierata. E noi poi avremo anche una seconda occasione di confrontarci, vero, su un tema un po' diverso, parleremo di energia, a gennaio possiamo anticiparlo. Assolutamente sì. Bene, grazie ancora Diego, grazie a tutti. Grazie Roberto, buona serata. Buona serata.